Dopo l'enorme successo della tier list sulla Raemon, la seconda Raemon e l'Inazuma Japan, tutte nello stesso video miracolosamente, arriva la tier list per quanto riguarda la Earth 11. In realtà avrei voluto anche fare la Raemon Go, ma è fatta malissimo, non so chi l'abbia fatta, ma ci sono immagini prese a caso, personaggi che non c'entrano nulla, e non ho voglia di farne una io, quindi facciamo direttamente la Earth 11. Comunque, iniziamo. Abbiamo S, A, B, C e D. Farei anche la classe E, ma nella classe E non ci va nessuno perché, volenti o nolenti, nella Earth 11 sono bene o male tutti quanti scassati i personaggi. Quindi la squadra è davvero davvero forte. Favorisce il giocatore con personaggi sgravatissimi, tranne 3-4. Ma ci siamo. Iniziamo subitissimo con il purtroppo capitano Arion Sherwind, Matsukaze Tenma. Arion personalmente non mi piace come personaggio. Non mi piace come capitano, soprattutto perché Riccardo, a parte che in Inazuma Eleven non vanno per anzianità, vanno per favoreggiamento chi diventa capitano, è un raccomandato, però è forte nel dribbling. Nel resto, Ma non importa, abbiamo Zippy. Zippy è un personaggio che mi piace relativamente molto meno di quanto non mi piaccia Keenan, quindi lo metterei in C. Non mi è particolarmente congeniale. È forte, ma non mi è particolarmente congeniale. Poi magari lo uso fino allo sfinimento, ma non mi piace molto. Victor. Non posso non metterlo in S, dai. Tornado di fuoco doppia direzione. Insomma, dai. È Axel 2.0. Però meglio. Abbiamo Buddy Fury. Buddy. L'ho usato un tantino per dribblare, ma l'ho sempre in panchina, bene o male. Però lo metto in B perché mi piace il suo carattere. È schizzato praticamente. Cheris non mi dice praticamente nulla. Frank Foreman, interessante come personaggio, pratica box, è veloce, comunque ci sta, dai, ci può stare. Abbiamo Keenan Sharp. Keenan mi piace davvero tanto, lo metto in A, vicino ad Arion. Abbiamo il miglior capitano di sempre dopo Jude Sharp, che purtroppo non è un capitano, a parte la Royal, ma Riccardo Dirigo. Sì, per quanto possa essere il miglior capitano, un regista perfetto, non mi piace molto. Mugnare le spalle! Mugnare le spalle! Abbiamo la piccolissima Trina Verdure che mettiamo in B, vicino a Buddy. Così stanno vicini, fanno i fidanzatini. Trina mi piace davvero tanto come personaggio, ma non la metterei ai livelli di Victor o di Zippy. Però è uno dei personaggi più rotti dell'intero gioco. È una top player, vicino a Augur Sirsis. E lei in difesa. Nelle sfide a livello 99 insieme a Ogar erano l'apoteosi della difesa, erano incredibili. JP, quanto mi sta sulle scatole JP. JP lo metto in C non perché non sia forte, infatti ha Atlantis come spirito, vabbè, proprio sgravato. Ma perché non mi piace lui? Cioè, nel senso, prima in Azuma Eleven, quando era ancora un difensore, era passabile. Aveva anche un tiro, ci sa che i difensori abbiano tiri, se la stava lì a chillare con Arion ne va bene. Ma poi l'hanno messo portiere. Dice, vabbè, ci può stare. Ma averlo come portiere dopo che Arion nell'anime è stato portiere, cioè mi fa calare le palle. Sinceramente me le fa calare perché dai. Che facciamo? Tutti quanti risvegliano il proprio potere latente mettendoli in porta? E che cacchio. Cioè se ne cala un po'. Poi però hanno escogitato, ma mettiamolo in porta per sempre anche nel gioco. Così ce la passiamo. Era meglio Sanguk, ma vabbè. Falco. Attenzione, però ci sono due Falco. Questo Falco qui è un po' un idiota. Non è granché Falco. Mentre il Falco deciso e serio, qua in S, lui è. È Falco, il vero Falco, la sua personalità risvegliata, il Falco figo, quello proprio potente che spacca i culi, che fa tutto. È bravo, è bello, è forte, è deciso, è serio. Tira di qua, tira di là, attacco parkour, attacco sgravato, è fantastico. Stai veramente bello. Ed è anche molto bello quando risveglia appunto il suo potere. Lì è scena fantastica, sia nell'anime che nel gioco. Abbiamo poi il vero Buddy Fury che mi piace tantissimo. Quando è incazzato, Buddy Fury è fantastico, quindi lo mettiamo in A assolutamente. E questa forma è reclutabile nel gioco facendo i download o con i QR code comunque.
quindi alla fine volendo è abbastanza forte come personaggio, non arriva ai livelli di un Victor ma se la cava bene. Abbiamo poi il fantastico Zack Avalon, mi piace davvero tanto come personaggio, ricorda tantissimo il compianto Zanark Avalonich. Il problema è che il nome giapponese è un bel po' diverso da quello di Zanark, quindi loro vedono il personaggio e dicono: ma sai, mi ricorda qualcuno, ma non capisco chi. Cavolo, Arion, è una coccia bacata. Abbiamo poi il portiere, l'asso della squadra, che è veramente l'asso della squadra, Terry. Terry è un personaggio che mi sta un po' in conflitto perché è forte, davvero tanto forte, ma non mi piace molto. Come portiere non ho nulla da dire, l'ho usato tantissimo, quindi lo mettiamo in A. Glacia. Glacia mi sta... Allora, la vera Glacia non la sopporto, quindi la metterei in D. Ma la Glacia con all'interno lo spirito di Tumbri me ne fotte proprio meno, quindi a C. Astero Black. C'è bisogno di spiegazioni perché lo metto in S? No, non credo. E poi abbiamo Sky, che finalmente è riuscito a cambiarsi quella cacchio di maglia e a mettersene una decente. Allora, anche lei. Non mi dice molto. Però, voglio lasciare Ceris da sola in D. Sì. Bene, questa era la tier list per quanto riguarda la Earth 11. Vi ripeto che non ho fatto quella per Raymond Go perché faceva schifo come era fatta malissimo. Ad ogni modo, per questo video è tutto, vi ringrazio per aver seguito anche questo video. Settimana prossima nuova tier list e penso che continuerò a portare tier list per tutto quanto il 2022 una volta a settimana. Ad ogni modo, in descrizione tutti i link utili e noi ci vediamo al prossimo video. Bye bye!